calcolo. Vi ricordo che vogliamo calcolare l'autocorrelazione del segnale trasmesso x e t, in modo che valutandola in 0 otteniamo la potenza trasmessa e poi facendo una trasformata di Fourier otteniamo la PST e dunque possiamo calcolare la banda occupata. Abbiamo appena visto che la media in x e t è un segnale periodico. Andiamo a calcolare la autocorrelazione di x e t. Cominciamo con l'autocorrelazione statistica, cioè la media fra x e t e x e t meno tau con il grado. Faccio sempre il solito caso molto generale in cui i segnali sono complessi, anche se non lo sono, perché casomai stessimo lavorando sugli equivalenti basso a basso, allora mi servirebbe il complesso. Se non lo sono, con il grado non serve a nulla. Bene, questa moltiplicazione la gestisco una doppia sommatoria, che sarà una somma su n di una somma su k. E poi media fra il segnale che dipende da con n all'istante t meno k n t e il segnale mandato al kesimo intervallo di segnalazione che dipende dal kesimo simbolo con k t meno k t, coniugato questo qui. Anche in questo caso l'unico oggetto aleatorio, anzi la coppia aleatoria, è la coppia di segnali con n e con k. Ok? Qui ci serve la congiunta di a con n e di a con k. Quindi, sommatoria su n, sommatoria su k. Come si fa a fare questa media di una coppia di variabili aleatorie? Sono discrete, quindi è sommatoria. Sono due, sommatoria sulla prima e sommatoria sulla seconda variabile aleatoria. La prima variabile aleatoria con n e prende m valori, qui somma per i che va da 1 a m. La seconda variabile aleatoria è con k e prende anch'essa m valori perché sono simboli, somma per j che va da 1 a k, scusate m. Probabilità che vengano presi i valori per la variabile con n e j per la variabile con k, quindi la congiunta di a con n e di a con k valutate nei punti i e j per il valore della funzione quando a con n fa i e a con k fa j, cioè s con i di t meno nt per s con j di t meno kt, e ci manca un meno tau coniugato, perché questo è il primo segnale per il secondo ritardato coniugato. Quindi il secondo segnale, che nella mia notazione qui la somma su k, è coniugato e ritardato, quindi qui ci manca un meno tau. Ok? Qui sto facendo gli stessi passaggi fatti per il segnale PAN. A un certo punto si sfrutta il fatto che la sequenza A era SSL, in modo tale che dipendeva soltanto dal ritardo. Qui abbiamo la coppia di sequenze A con N e con K, e qui devo sfruttare il fatto che questa coppia sia SSL, o meglio che la congiunta del secondo ordine dipenda solo dal ritardo N-K. Ok? E quindi una cosa si deve fare. Ma prima di tutto facciamo vedere che lì c'è il ritardo, facciamolo apparire il ritardo. Per far apparire il ritardo basta che la seconda variabile k la chiamo n-m. Quindi basta che io dico, introduco una nuova variabile al posto di k che chiamo m, che è pari a n-k. Quindi faccio un cambio di variabile sulla sommatoria su k, la faccio diventare una sommatoria su m. Cambia un po' di ordine sommatoria,
mi porto fuori quella suite e quella su CE che in questo momento non mi servono, somma suite, somma su J, somma su N che rimane quello che è, e poi la somma su K che a questo punto la faccio diventare una somma su M, perché al posto di K ci vado a mettere N-M. Dunque qui abbiamo la tensina congiunta, che è una PMF perché sono variabili d'ordine discreto, tra A con N e A con K che è diventato N-M in I e in J, e qui appare S con I di T meno NT, S con J coniugato di T meno NT più MT meno tau. Ok? Quindi ho fatto comparire la differenza tra l'istante n e l'istante k, cioè il parametro m. Ora, se questa qui non dipendesse da n ma dipendesse solo da m, allora potrei dire la furia sommatoria e applicare le stesse cose che ho applicato nel calcolo della autocorrelazione del segnale PAN. Ma per far sì che questo valga non basta che con n sia SSL, perché qui non c'è soltanto A con N, ma c'è una coppia A con N e A con N non M. Quindi qui devo fare un'ipotesi, e l'ipotesi è che se la sequenza A con N è stazionaria al secondo ordine, cioè che voglio dire? Che la PDF congiunta, PMF congiunta, quindi la distribuzione congiunta di due variabili della coppia, quindi del secondo ordine, dipende soltanto dal ritardo fra le due. Ok? Quindi questa sequenza A con N, e ci metto le graffe per dire che sto parlando di una sequenza, quindi un segnale tempo discreto. Quindi se la PMF congiunta di una coppia di campioni, chiamatelo A con N e A con N con M, dipende solo dal ritardo M e non dall'indice temporale N, allora questa qui la posso portare fuori dalla sommatoria su N. Cioè P di A con N, A con M è in realtà una P di M, c'è una distribuzione congiunta che dipende soltanto dal ritardo M. Va bene? Se succede questo, qui ho somma su I, somma su J, somma su M, scambio l'ordine di sommatoria NM, somma su n, questa si chiama p con m, non dipende più da n, dall'istante n, ma soltanto dal ritardo di m, la porto fuori da somma su n, e rimane soltanto la coppia dei segnali s con i di t meno nt, s con c coniugato di t meno nt, anzi me lo scrivo in questa maniera, meno tau meno mt meno nt. Così appare chiaro di cosa stiamo parlando ora.
perché avendo fatto questo, cioè avendo tirato fuori la PDF congiunta, IMF congiunta, rimane solo la somma su n di queste coppie di segnali, che sono però s con i di qualcosa meno n t, s con c con il grado di qualcosa meno n t, somma su n, è una replicazione. Questa qui è una replicazione, passo t, di s con i di t ed s con c coniugato di t meno tau meno mt. E dunque arrivo alla somma su i che va da 1 a m della somma su j che va da 1 a m della somma su m appartenente a z di t con m di i j replicazione a passo t di s con i di t s con j coniugato di t meno tau meno mt. E questa è la autocorrelazione statistica al segnale x. Come vedete, anche l'autocorrelazione non dipende solo dal ritardo, ma anche dal tempo. Tuttavia è periodica. Quindi anche questo è segnale circostazionario, come segnali PAM. Non sono, proprio perché è periodica, la autocorrelazione, che è la media temporale di questo oggetto qui, la posso calcolare facendo la media temporale di questo oggetto rispetto al periodo. L'integrale rispetto al periodo lo porto dentro sommatorio e devo fare integrale rispetto al periodo di questo oggetto. Ma è un conto che abbiamo già fatto, se vi ricordate, prevedeva di mettere in relazione l'integrale, la trasformata di Fourier di un generatore rispetto alla trasformata di Fourier di un altro generatore, e l'integrale sul periodo di questo oggetto era semplicemente la autocorrelazione della coppia S con I e S con J. Replicazione a passo T, nel segnale PAM avevamo I di T, P di T meno qualche altra cosa, va bene? Meno tau, meno mt. E bisogna integrarlo sul periodo. Vi ricordate? Questo integrale qua è uguale allo stesso integrale su tutto R del segnale replicato ristretto al periodo. Ma questo è l'integrale su tutto R di un generatore. Ok? Quindi questo è l'integrale su tutto R di un generatore. Potrò chiamare Y generatore 1 di T in dt. Ma questa è la trasformata di Fourier di quel generatore, Y generatore 1 in 0. Ma tutti i generatori campionati danno lo stesso segnale, quindi se avessi preso un altro generatore, fatelo chiamare G con 2, e l'avessi campionato, avrei ottenuto lo stesso oggetto. Perché? Perché se due generatori replicati danno lo stesso segnale, vuol dire che in frequenza quei due generatori campionati danno lo stesso segnale. Ma il generatore 2 trasformato di Fourier campionato, quindi YG2 in 0, è semplicemente integrale
del secondo generatore. E se proprio devo scegliere un generatore per ottenere la replicazione della coppia P per P, mi scelgo proprio P per P e non la replicazione rispetto al periodo. Cioè 1 su T diventa su tutto R di P di T per P di T meno tau meno quello che sia, meno MT. Detti. Ma questa è l'autocorrelazione. 1 su T, autocorrelazione di T in tau meno MT. Questi sono i conti che abbiamo fatto l'altra volta, li ho ripercorsi rapidamente, ma ce l'avete già. Il discorso non cambia se invece di avere P per P, quindi la prima funzione si chiama P di T, la seconda funzione si chiama P di T meno tau e meno MT, se la prima funzione è chiamata S con i di T e la seconda è chiamata S con J di T coniugato meno tau e meno MT, avrete soltanto la fine, non l'autocorrelazione di P, ma la cross correlazione. Quindi abbiamo che l'autocorrelazione è 1 su t integrale fra 0 e t della media statistica di x e t, x coniugato di t meno tau di t, che abbiamo appena detto fare somma su i della somma su j di 1 su t somma su m di p con m i j per cross correlazione tra s con i ed s con j valutato nel ritardo, che in questo caso si chiama tau meno mt. Ok? Se non mi risulta familiare questa scrittura con quella che ricordate dal segnale PAM, è perché c'è questa strana PDF congiunta, scusate, densità congiunta, in questo caso PMF. Ma in realtà la posso anche scrivere in un'altra maniera. Infatti, se mi permettete di introdurre la variabile ausiliaria b con i di n, che è un processo al variare di n, e i varia da 1 a m, quindi fatemi introdurre m processi, definite in questa maniera come 1 di a con n uguale i, cioè l'evento indicatore che fa 1 se all'istante n il simbolo a con n che abbiamo messo a pedice, sì, abbiamo messo a pedice, è il simbolo iesimo e 0 altrimenti. Quindi b con n i è una variabile d'inverno i che ti dice che se fa 1 vuol dire che all'istante n è trasmesso il simbolo i. Infatti questo qui si traduce anche con 1 se 1 se a con n uguale i, 0 altrimenti. Quindi è un processo, sono bit così, perché fanno 1 0, è un processo di Bernoulli. E tra l'altro qui stiamo dicendo che P con i n è un processo di Bernoulli di parametro P con i, perché la probabilità che all'istante n io trasmetta il segnale iesimo si chiama probabilità di trasmettere il segnale iesimo, perché SSL con n, che si chiama P con i. Quindi la probabilità di successo, del successo è P con i di iesima prior per i che va da 1 a n, scusate n, perché ho n possibili segnali. Se introduco questa variabile di appoggio, allora
posto dove scriverlo, qui mi sembra un ottimo posto, così non fa confusione sopra. Allora, la cross-correlazione fra beacon E e beacon J, o meglio, non posso ancora dirlo che lo è, quindi la media statistica fra beacon E di N e beacon J di M, di N meno M, è la media del prodotto di due variabili aleatorie, ma sono variabili aleatorie binarie, quindi farà 0 per 0 per la probabilità che A con N fa I e A con N meno M fa J, ma non mi interessa perché è 0 per 0. Poi 0 per 1 per la probabilità che questo fa 0 e questo fa 1, non mi interessa perché è 0 per 1 che fa 0, quindi che mi interessa andare a calcolare anche la probabilità in quelle vette, tanto moltiplica 0 per 1. Ok? Terzo caso 1 per 0 e non mi interessa. L'unico caso che mi interessa è il caso in cui il primo fa 1 e l'altro e il secondo fa 1, perché in questo caso avrò 1 per 1 che fa 1, quindi avrò una volta la probabilità che il primo fa 1 e il secondo fa 1, cioè avrò la probabilità che il primo fa 1, quindi A con N fa 1, scusate, A con N fa I e A con N meno M fa J, perché questo fa 1 quando A con N fa I e questo fa 1 quando A con N meno M fa J, ma questa si chiama congiunta di A con N e A con N meno M nel punto IJ. Ma abbiamo detto che A con N è la sequenza SSL del secondo ordine e quindi questa dipende solo dal ritardo M e l'abbiamo chiamata T con M IJ. Ok? Poiché questa cross correlazione dipende soltanto dal ritardo, questa sequenza B è SSL, questa coppia sequenza, o meglio questa sequenza prodotto, e quindi la posso chiamare cross correlazione tra B con I e B con J in M, perché a priori non sapevo che dipendesse soltanto dal ritardo e non anche dal tempo N, invece per l'ipotesi che ho fatto dipende solo dal ritardo M. Allora, con questa notazione, un altro modo di scrivere questa autocorrelazione, la scrivo di sopra perché me la voglio ricordare, mi serve per dopo, è somma su I che va da 1 a M della somma su J che va da 1 a M di 1 su T somma su M della cross correlazione fra B con I e B con J in M per la cross correlazione fra S con I e S con J in tau meno MT. Ok? E ora vi dovrebbe risultare abbastanza familiare questo risultato, perché era proprio quello che uno si sarebbe aspettato che uscisse. Guardando il segnale X come era fatto, ed era sommatoria su K appartenendo a Z di S di A con K di T meno KT. In realtà scritto così ancora non si capisce bene perché venga fuori quello, ma sfruttando questa variabile di appoggio qui io posso scrivere anche x in quest'altra maniera:
somma su i che va da 1 a m, di somma su k appartenente a z, di b con i di k, s con i di t meno kt. Lo vedete? Perché? Perché ho elencato tutti i possibili modi, tutti i possibili risultati a con k, che sono m, e li ho messi qua. Questa sommatoria doveva stare dentro, però ho fatto il doppio passaggio, l'ho tirato anche fuori. Cioè, questa variabile qua si chiama somma, la posso anche scrivere così, come somma su i che va da 1 a m, di b con i di k, s con i di t meno kt. Perché? Perché sia con k fa i, io scelgo l'iesima forma d'onda, s con i. Ma questo fa esattamente questo. Perché in tutta questa sommatoria, di tutti questi indicatori, siccome l'istante k, a con k fa un solo simbolo, l'iesimo, vuol dire non può fare gli altri. L'1, il 2, il 3, di meno 1, di più 1, di più 2, fino all'emmesimo, non possono essere. Quindi quegli altri, questa b farà 0. E l'unico rimane è l'iesimo, e quindi rimarrà s con i t meno nt, meno kt. Vi trovate? Ripeto, se a con k fa 1, allora b con 1 di k fa 1, e tutti gli altri b con j di k, di b con i di k, fanno 0 per ogni i diverso da 1. Perché all'istante kesimo a con k fa 1. Qui soltanto il primo simbolo, l'indicatore del primo simbolo fa 1, tutti gli altri indicatori degli altri simboli fanno 0. E quindi in questo sommatorio rimane soltanto il primo, che fa 1, che moltiplica s con 1. Ma infatti con k faceva 1 e qui doveva apparire s con 1. Ok? Scritto in questa maniera, ora sì che le cose dovrebbero essere più chiare, perché lo vedete questo qui cos'è? È un segnale PAM. Perché è sommatoria di simboli per impulso ritardato. Quindi quella è la somma di m segnali PAM. E allora se x lo posso scrivere come la somma di m segnali PAM, non mi dovrebbe stupire se l'autocorrelazione è la somma di tutte le possibili cross correlazioni di quegli m segnali PAM, perché l'autocorrelazione è lui per se stesso, quindi la somma di m segnali PAM correlati con la somma di m segnali PAM, o la somma della somma di tutte le possibili cross correlazioni fra un segnale PAM iesimo e segnale PAM jiesimo. Ma siccome la correlazione al segnale PAM era 1 su t, somma su m, correlazione dei simboli, cross correlazione dei simboli, per correlazione dell'impulso, cross correlazione degli impulsi, ottengo questa scrittura. Ok? Finalmente possiamo ricavare la potenza, perché abbiamo l'autocorrelazione. Questo me lo lascio qui perché potrebbe servirci per dopo, quando andiamo a valutare la banda. In particolare la potenza trasmessa del segnale x è l'autocorrelazione del segnale x in 0, che è, devo ricopiare o questo, prendete quello che vi pare, ok? Somma su i della somma su j di 1 su t, somma su m, sto prendendo la seconda ad esempio, ma una vale l'altra,
I con M T J cross correlazione tra S con I e S con J in ritardo 0, quindi meno MT. Ok? Tempo di sfruttare un'ipotesi che abbiamo già fatto, cioè che abbiamo fatto prima, e cioè che vale la condizione di Nyquist. Quindi queste m forme d'onda al modulatore soddisfano la condizione di Nyquist. Perché la voglio sfruttare? E per qui vedo la correlazione fra S con I e S con J campionata. Se vale la condizione di Nyquist, la correlazione fra S con I e S con J campionata fa sempre 0, tranne quando il ritardo fa 0, tranne che in 0. Quindi, poiché vale la condizione Nyquist, questo oggetto qui si chiama sempre 0, tranne che quando m fa 0, quindi la delta di m, e quando m fa 0 è la correlazione tra S con I e S con J in 0, che si chiama energia mutua. Questo significa che abbiamo 1 su T, somma su I, somma su J, di tutta questa sommatoria su m non rimane che il termine zeresimo, cioè P0 VJ per energia mutua, perché la delta di Dirac, tempo di scrivere in m, fa 0 ovunque tranne che in m uguale 0. Con 0 di J mi ricordo che era la congiunta fra A con N e A con N meno 0. Vi ricordate? Ma chi è la congiunta fra A con N e A con N meno 0? È la congiunta fra A con N e se stesso. Ma la congiunta fra con se stesso è la distribuzione marginale, cioè la probabilità che A con N fa I e che A con N fa J. Qual è la probabilità che A con N fa I e allo stesso tempo che A con N fa J? I uguale a J. C'entra la frase che I uguale a J? La probabilità che I sia uguale a J è 0 quando I è diverso da J. Esatto, è sempre 0 se io diverso da J. Quindi questa congiunta fa sempre 0, perché non è possibile che con N fa I e allo stesso tempo con N fa J, o fa I o fa J. Quindi se io diverso da J questa fa 0, e allora ci deve stare per forza una delta IJ che mi dice che fa sempre 0 tranne che quando I uguale a J. Quando invece I è uguale a J, allora mi sto chiedendo semplicemente qual è la probabilità che con N faccia I. Si chiama pi greco con I, l'abbiamo indicata così noi, la distribuzione del simbolo A con I, A con N. E allora anche qui non abbiamo una doppia sommatoria su I su J, perché I deve essere forza uguale a J, c'è una delta. Abbiamo un'unica sommatoria, quindi abbiamo 1 su T somma su I
di y con i e con i. Ma questa è la media dell'energia dei segnali che costruiscono la costellazione, perché energia è segnalesimo per sua probabilità, somma su tutti i termini, quindi questa si chiama energia media diviso il tempo di simbolo. Ma guarda un po', la potenza è uguale all'energia diviso il tempo. La potenza trasmessa è uguale a energia media della costellazione diviso il tempo di simbolo. Ve lo riporto qui a fianco. E la potrei anche scrivere in un'altra maniera, perché la potenza trasmessa la posso anche mettere in relazione al bit rate. Perché? Perché questa è l'energia media per simbolo, cioè ogni simbolo che energia ha. Ma se un simbolo rappresenta k bit e ha energia E, allora ad ogni bit viene associata un'energia media per bit, che è pari all'energia media associata a un simbolo diviso i k bit di cui esso è costituito. Nuova definizione. Chiamo con b l'energia media per bit, che è pari all'energia media per simbolo diviso il numero di bit di cui esso è costituito. Qui, se preferite, posso scrivermi così. E allora vedo che la potenza trasmessa, oltre ad essere possibile esprimerla come energia media del simbolo diviso tempo, la posso anche scrivere come energia media del bit per numero di bit di cui il simbolo è costituito diviso il tempo, ma log 2 di m sono il numero di bit sto mandando nell'unità di tempo, cioè quanti bit al secondo sto mandando, e cioè è il bit rate. Quindi la potenza trasmessa è anche pari a bit rate per energia media per bit. Quindi un altro modo di scrivere la potenza trasmessa è anche bit rate, trovato prima, per energia media per bit. Trovate? Chiaramente, sempre per quel discorso che ho fatto prima, cioè che qui l'attenuazione media del canale è unitaria, cioè il canale non tema, non ci sono perdite, questo voglio dire. La potenza trasmessa è uguale a dtx, potenza trasmessa, è l'energia media per bit per il bit rate. La potenza ricevuta sarà l'energia media per bit ricevuta per il bit rate. Quindi se volessi valutare potenza ricevuta è bit rate per energia media per bit ricevuta, che sarebbe uguale a bit rate
per l'energia media del bit trasmessa, per l'attenuazione a modulo quadro o le perdite. Bene, quindi ricordatevi sempre poi dopo di mettere gli oggetti giusti al posto giusto. Va bene. Banda, quindi terzo parametro di interesse, banda occupata. Per trovare la banda occupata bisogna calcolare la PSD del segnale trasmesso X, cioè S con X di F, la sua PSD. Fortunatamente abbiamo la autocorrelazione, quindi basta solo farne la trasformata di Fourier. Ma abbiamo appena detto che X è la somma di M segnali PAM, e infatti l'autocorrelazione è somma di somma di la cross correlazione di un segnale PAM. La sua trasformata di Fourier sarà somma di somma della trasformata di Fourier della cross correlazione di un segnale PAM, che sappiamo che aspetto ha, perché abbiamo già fatto il segnale PAM, la sua autocorrelazione e la sua trasformata di Fourier, che si chiama PST. 1 su T, PST della sequenza in N, quando al posto in N ci metto F per T, per modulo di impulso PDF modulo quadro, modulo della trasformata di Fourier dell'impulso al quadrato. Vi ricordate? Quindi qui so già cosa esce fuori, in particolare esce fuori somma su I, somma su J, trasformata di Fourier di questo oggetto. Ma questa è la trasformata di Fourier della cross correlazione fra due segnali PAM. E quindi è 1 su T PSD della sequenza, della coppia delle sequenze. Nel punto D, quando al posto in D ci metto F per D, per modulo della trasformata di Fourier dell'impulso al quadrato, se è uno solo. Qui sono due, trasformata di Fourier del primo, per trasformata di Fourier del secondo coniugato. Così infatti quando sono uguali esce trasformata di Fourier dell'unico impulso modulo 4. Quindi abbiamo S con I di F, S con J di F coniugato, dove qui purtroppo c'è una piccola ambiguità in notazione, perché ho indicato con S la PSD qui, ma purtroppo qui indica anche la trasformata di Fourier di S piccolo, cioè questa è la PSD di I con I la PSD congiunta di I con I di N e I con J di N. Questi due invece sono rispettivamente la trasformata di Fourier del segnale S con I di T e la trasformata di Fourier del segnale S con J di T coniugato. Ok? Però purtroppo la nostra notazione è che la trasformata di Fourier è indicata con la lettera maiuscola del segnale, e il segnale si chiama proprio S piccolo. Quindi diventando maiuscolo diventa S grande maiuscolo e si confonde con la PSD. Però sono due cose differenti. Vi faccio notare di nuovo che se avessi avuto a che fare con un solo segnale PAM avrei avuto 1 su T PSD dell'unica sequenza, perché la cross correlazione fra B con I e B con J è l'autocorrelazione di B con I, che è 1,
la cui trasformata di Fourier è la PSD di Pi con I, in N quando al posto di N ci metto F per T, per è unica sola sequenza, quindi S con I di F per S con I di F coniugato, quindi S con I modulo 4, cioè trasformata di Fourier dell'impulso modulo 4. Ok? Cosa concludo? Che come per i segnali PAM, la banda era determinata dall'impulso che utilizzavate. Maggiore era la banda dell'impulso, maggiore era la banda occupata del segnale PAM. Qui ho la stessa cosa. La banda è dettata dagli impulsi, che nel mio caso si chiamano segnali, S con I disponibili al modulatore. Perché la banda è dettata da S con I per S con J. Ok? Trasformate di Fourier del segnale S con I e trasformate di Fourier del segnale S con J. Quindi voi, per capire la banda della modulazione, non dovete fare altro che andare a guardare i segnali disponibili al modulatore, che sono S con 1, S con 2, S con 3, S con 4, S con M, fare la trasformata di Fourier per vedere la banda occupata e quella la banda occupata. Insomma, la banda è dettata dalle M forme d'onda disponibili al modulatore. Che non mi sembra una cosa incredibile. Per esempio, se io ho che S con 1 e T si chiama A con 1 per P di T, S con 2 T si chiama A con 2 per P di T. Anzi, fatemi fare un caso proprio semplice, impulso rettangolare. Ed S con M uguale un'altra ampiezza con M per UTP, allora è chiaro che si tratta di una modulazione lineare, perché vedete tutte le forme d'onda disponibili al modulatore sono tutte quante multiple di un'unica forma d'onda di base, l'impulso rettangolare. Quale sarà la banda di questa occupata, segnale, occupata dal segnale modulato? La banda dell'impulso rettangolare, se la volete al 95% di energia è 2 su T, se la volete al primo nulla è 1 su T, ma è la banda di UTP. Lo vedete? Facciamo un altro esempio. Supponiamo invece che io stia utilizzando quest'altro formato di modulazione. L'ampiezza la lascio sempre uguale, ci metto sempre un impulso rettangolare, ma poi il primo segnale è un coseno a frequenza F con 1, il secondo segnale è un coseno a frequenza F con 2 e l'ultimo segnale è un coseno a frequenza F con M. Quant'è in questo caso la banda occupata dal segnale trasmesso? E le frequenze qui sono crescenti, F1 minore F con 2 minore F con M. Quanta è la banda occupata? Avete M forme d'onda disponibile al modulatore? Eccole là. Abbiamo detto che la PSD è questa. Intervengono tutte quante le trasformate di Fourier degli impulsi. E quindi se io mando, se F con M fa un gigahertz, io occupo un gigahertz di banda. Dove F con M a questo punto è la portante. Tra sync e delta di Dirac. Prego?
è composizione tra quando la banda è una, non è che adesso... No, è quella di prima, senza che utilizzassimo il così. Quando va a trasformare... Quando va a fare trasformare di Fourier, non c'è la delta di Dirac? Sì, frequenza. Allora, è chiaro che questo qui a banda... Prendiamo quello al primo nullo. A banda 2 su T. Perché questo qui è una sync... il modulo centrata F con 1 e qui la banda è 2 su T se prendo il primo nullo, ma questa è S con 1, poi c'è anche S con 2 e poi c'è anche S con 3, qualche volta uso S con 1, qualche volta uso S con 2, qualche volta uso S con 3, quindi il canale che occupo quale sarà? Soltanto questo. Allora questo qua è libero, allora questo lo do un'altra persona. Ma se lo do un'altra persona, quando poi l'istante successivo devo andare al secondo simbolo che si chiama A con 2, che è portato dal segnale S con 2, che sta a frequenza F con 2, cioè sta qua, che faccio? Non posso trasmetterlo perché quest'altro pezzo di banda l'ho dato a un'altra persona. La somma di... Diciamo che mi devo tenere disponibile tutte queste frequenze. F con 1, F con 2, F con M. Qui c'è una sync qua, più le seconde, più le codine. Qua un'altra sync più le codine, e così via. E questa è l'ultima. Se mi fermo al primo nullo, mi serve questa banda qua. Che è grande quanto? L'ultima, F con M. Meno la prima, F con 1. Più un nullo qua e un nullo qua sono due nulli. Questa è la banda occupata. Insomma, chiaramente bisognerebbe anche tenere presente la correlazione che sta qui dentro, ma non credo che questa correlazione sia magica, che mi annulla tutto, mi fa apparire soltanto una sync a metà strada, ok? In genere i simboli sono addirittura id e vedremo adesso, in quel caso si semplifica. Questi due esempi sono soltanto per farvi capire che per vedere la banda occupata sul canale dovete guardare agli impulsi utilizzati, cioè l'M forme d'onda disponibili nel modulatore, vedere un po' che banda hanno e quella banda che è occupata, chiaramente di tutti quanti, non è che ne prendiamo una sola, perché io le utilizzo tutte in istanti di tempo differenti, ma le utilizzo tutte quante queste forme d'onda e quindi mi serve tutta quella porzione in banda occupata, tutte quelle forme d'onda libera per me che sto trasmettendo.